Alexa, prova. Sa. Ok. Allora, aspettiamo un secondo. Che sì. Ok. Allora, sa, con l'audio ci siamo. Allora, cari amici, vogliamo aspettare bene là? Sì, va bene. Ok, video improvvisato, oggi è 15 novembre, benissimo. 2019, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, benissimo. Ecco qua l'immagine di Controcorrente, benissimo, un periodico. Allora, cari amici, che cosa sta succedendo? Sta succedendo praticamente che il falso profeta dell'Apocalisse, perché tutto punta che di questo trattasi, sta ormai gettando la maschera. Abbiamo fatto un video poco tempo fa dove abbiamo mostrato che praticamente è stato reso un culto dentro i giardini vaticani a delle deità, e in questo culto ha partecipato tutto l'alto prelato, ivi compreso il cosiddetto sommo pontefice, il Papa Bergoglio. Ma non è tutto, perché la, come dire, la storia esoterica continua, e infatti già sono alcuni giorni che questa immagine che voi state vedendo, che si chiama Moloch, praticamente Moloch sarebbe Baal, è la stessa cosa. Lo puoi chiamare Moloch, lo puoi chiamare Baal, è stato messo al Colosseo ed è polemica. Quindi divinità luciferina dove furono uccisi molti martiri cristiani, qui sta parlando del Colosseo. Moloch, un idolo, vabbè, pagano, cananeo, che richiedeva sacrificio di bambini, è stato esposto all'ingresso del Colosseo come parte di una mostra dedicata allo storico avversario dell'antica Roma, Cartagine, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso questo, questo non è che ci interessa tanto. La storia adesso la raccontiamo noi, con tutto rispetto parlando, non è questo. A noi quello che ci interessa è questa immagine qua. Praticamente, non so quanti lo sappiano, il Colosseo in verità appartiene al Vaticano, ma non si dice. Questo non si dice, non vuole essere, come dire, detto. Ma tutto quello che succede nel Colosseo, nei dintorni del Colosseo, in verità chi detiene il sommo potere è il Colosseo, è il Vaticano. Infatti chiunque conosce un pochino di storia sa perfettamente che la città del Vaticano, il Vaticano, è praticamente è stato foderato, concedetemi questo termine, di tutto marmo. No? Tutta la facciata è tutta piena di marmo del Vaticano. Ora, da dove pensate che l'abbiano preso tutto questo marmo? Ovviamente dal Colosseo, perché anticamente il Colosseo era tutto rivestito in marmo. Allora hanno preso questo marmo, questo rivestimento del Colosseo, l'hanno tolto e praticamente l'hanno appunto utilizzato per il Vaticano, benissimo, e quindi in questa maniera hanno potuto rivestire il tutto con molta facilità e semplicità. Ovviamente questo l'hanno potuto fare perché il Vaticano ha sempre controllato tutto quello che succede, quello che si trova nei pressi del centro storico qui di Roma,
soprattutto il Colosseo. Ora, il Papa, che molti si lamentano, di molti cattolici si lamentano di quello che sta facendo, e fanno bene a lamentarsi, però praticamente nel lamentarsi contro il Papa è come se in qualche maniera dicessero: no, il cattolicesimo non c'entra nulla, l'alto prelato non c'entra nulla, la colpa è solo del Papa. No, la colpa non è solo del Papa. Qui si tratta di tutta la gerarchia ecclesiale, cattolica e Vaticano, perché il Vaticano è una città, è uno Stato, il cattolicesimo è una religione e così via discorrendo. Insomma, conosciamo tutti quanta la storia. Il Vaticano soprattutto è uno Stato ed è lo Stato più ricco al mondo. Ora, il Papa e tutto l'alto prelato ha voluto mettere questa statua di Moloch o di Baal nei pressi proprio dirimpetto al Colosseo, quello che vedete qua dietro il Colosseo. Ora vi vogliamo prendere questa foto e la vogliamo fare più grande. Allora, ok, questo facciamo così. Allora, questo è Baal, il vecchio Baal della Bibbia, o Moloch, come lo vogliate chiamare, come preferite. Fammi vedere. Vediamo un pochino. Sì. Allora, me lo sono perso, eccolo qua. Allora, come potete vedere, qua, ve lo faccio vedere, eccolo qua al centro, c'ha l'occhio luciferino. Ok, l'occhio di Horus, chiamato anche l'occhio di Horus, l'occhio illuminati. Intorno a questo occhio si trova la stella, la cosiddetta stella di Davide, che sappiamo tutti che Davide proprio non aveva nessuna stella. Questa è roba cabalista e talmudica. Quindi praticamente qui c'è un messaggio vero e proprio dove, Signore guidaci, dove praticamente viene manifestata la fusione o l'interdipendenza fra le alte gerarchie massoniche, illuminati, eccetera, 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 ebraiche e non ebraiche. E infatti qui questa stella di cosiddetta di Davide rappresenta le alte gerarchie massoniche, illuminati, ebraiche, sioniste, quant'altro, e l'occhio di Lucifero, oltre a rappresentare altre cose, l'occhio di Horus. In pratica c'è questa sorta di fusione, di interdipendenza. Cosa si faceva con questa statua nell'antichità? E ancora oggi lo si continua a fare, anche se non agli occhi del pubblico. Praticamente qui veniva aperta questa, qui c'era un qualche cosa che veniva aperto, tutto dentro prendeva fuoco a altissime temperature, e poi, ahimè, Signore, liberaci, venivano gettati i neonati in sacrificio a questo Moloch o Baal o Satana, o chiamatelo come vi pare. Eccolo qua, questo è. Ci sono molti altri simboli, per esempio qua ci sono dei simboli sulle mani, non ho la più pallida idea di cosa possano significare. Io reputo che sia una blasfemia nei confronti del Signore che ha le mani forate. Questo è quello che penso io, ma io sono ignorante in queste cose, grazie a Dio. Viva l'ignoranza. Benissimo, allora. E adesso, senza che mi metto a leggere la Bibbia, è una cosa improvvisata, citerò la Bibbia tutta quanta a destra e a sinistra, senza stare a cercare i passi, a farveli vedere come faccio di consueto. Allora, sappiamo che
Salomone a un certo punto comincia bene la sua, diciamo, carriera da re, però poi, siccome lui ebbe a trasgredire il comandamento del Signore di non unirsi in matrimonio con donne che non facessero parte del proprio popolo, allora cosa fu sedotto da queste donne? Ne ebbe tantissime, ebbe 1000 mogli, e fu sedotto, e praticamente per questa seduzione si appartò dall'Eterno e introdusse il culto a Baal. Questo ci dice la scrittura. Introducendo il culto a Baal o a Moloch, che sarebbe questo, praticamente introdusse anche i sacrifici di neonati nel centro di Israele. Ebbene sì. Quindi noi troviamo questa divinità satanica, questa divinità pagana, questa divinità maledetta, questa divinità esoterica che il Signore la sgridi, che noi sgridiamo nel nome di Gesù Cristo. Questa divinità viene adorata, viene onorata ancora oggi in questa maniera, facendo dei sacrifici. Il Signore ci ha detto, ci ha ordinato nella Sacra Bibbia, sempre nell'Antico Testamento, che tutto ciò che ha a che vedere con il mondo satanico, il mondo oscuro, il mondo delle tenebre, tutto ciò che ha a che vedere con questo mondo deve essere distrutto, e deve essere distrutto col fuoco, deve essere proprio bruciato. Ecco perché noi cristiani, quando abbiamo delle cose che fanno parte di questo mondo e ci convertiamo a Cristo, le distruggiamo, se possiamo le bruciamo. Alle volte non è possibile farlo, perché non è possibile farlo, quindi si andranno a distruggere, basta, si andranno, tipo se tu ti converti a Cristo e hai dei libri che hanno a che vedere con l'occulto, se li puoi bruciare è meglio, però se non hai un camino, insomma, che ti crea dei problemi, l'importante è che tu li distrugga laddove possibile, perché poi se c'hai pezzi di metallo o altro che non puoi rompere perché sono ferro forte, quello è un altro discorso, però laddove possibile si distruggono, se col fuoco ancora meglio, e eccetera eccetera eccetera. Bene, quindi mai lasciare una cosa del genere, ma neanche come ricordo. Il ricordo deve morire. Non esiste. Loro la chiamano arte, ma in verità, a parte che questa non è arte, ma noi sappiamo che comunque dietro questa parola arte si trova uno scopo ben definito, ben determinato da parte del Papa e del Vaticano, che ormai veramente più di questo si sono proprio tolti la maschera. Praticamente qui stanno lanciando un messaggio all'umanità, a tutta l'umanità, praticamente mettendo una statua sacrificale, possiamo definirla, nel senso che triste parlare di queste cose, mi dispiace, però d'altronde, nel senso che mi piange il cuore vedere questo mondo in questo stato, mi dispiace tanto, però questo è l'uomo. Che peccato, Signore. Signore, gloria al tuo nome. E vedere, in pratica, mettere una statua sacrificale dei peggiori sacrifici, dei neonati, non che se non fossero neonati non sarebbe tragico lo stesso, ma quanto più un angelo di Dio, perché Satana vuole proprio distruggere i bambini, i neonati, perché sono la massima, possiamo dire, in un certo qual senso, che sono una grandissima rappresentanza di Dio, nel senso che lui, il Signore, ha detto: lasciate che voi dovete essere come dei piccoli fanciulli, perché il piccolo fanciullo è un angelo di Dio, viene chiamato dalla scrittura. E non sanno, quando sono così piccoli, che cos'è il male, che cos'è il bene, non sanno niente, sono indifesi, sono piccoli, sono belli, sono angeli di Dio.
E quindi Satana odia proprio loro. Ecco perché succede questo. E quindi mettere una statua sacrificale di questo spessore, che probabilmente, secondo, sì, questa è il Dio, è la statua peggiore di tutto il regno delle tenebre, penso, e metterla in un luogo strategico da un punto di vista simbolico, ovvero dietro le mura del Colosseo. Ma che cos'era il Colosseo? Il Colosseo è stato un luogo di morte, dove appunto è stata iniziata la sua costruzione con Vespasiano. Poi Vespasiano è morto, che ancora non era culminata la sua costruzione, ha proseguito Tito, che a sua volta noi sappiamo che Vespasiano e Tito sono le due figure anticristiche che hanno distrutto Gerusalemme nel 70 d.C., interessante, anche questo 7, e questi due personaggi che hanno costruito il Colosseo, a proposito c'è una storia che narra l'inaugurazione del Colosseo, dove si svolse una battaglia, una lotta, un combattimento epocale fra due gladiatori di altissimo spessore, che poi nessuno dei due prevalse sull'altro, e viene chiamata la lotta o il combattimento epocale, dove viene descritto passo per passo dalla storia in maniera molto specifica, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, questo Colosseo era un luogo di sangue dove gli uomini si affrontavano e si uccidevano per il piacere dei Cesari e, possiamo dire, per il piacere dei demoni. In questo posto, in questo Colosseo, non passò molto tempo che subito iniziarono a uccidere decine di migliaia di cristiani in questo posto. E per qualche secolo è durata questa tragedia, possiamo dire, della Chiesa di Cristo, che è stata messa al cimento. Quindi diciamo che questa cosa qui è molto, molto, molto simbolica, è un messaggio. Praticamente il Papa, il Vaticano, sta dando un messaggio, ovvero che tutto è pronto. Sì, tutto è pronto. E molto presto sappiamo che la Chiesa sarà tolta e allora apparirà, solo allora apparirà, non apparirà prima, solo allora apparirà la bestia, l'uomo del peccato, l'anticristo. Sì, praticamente dallo spirito dell'anticristo che regna da 2000 anni circa nel mondo, alla fine, come il Signore Gesù si è incarnato, anche il diavolo incarnerà un suo figliuolo per imitare l'opera redentrice del Cristo, perché il Satanasso ha sempre imitato tutto, è chiamato la scimmia di Dio. E quindi noi sappiamo che tutto è pronto e tutto punta a farci capire che Babilonia la Grande di Apocalisse, capitolo 17, capitolo 18, è il papato, il Vaticano. E questo papa è particolare, è il cosiddetto Papa Nero, no? Tutti avete sentito parlare del Papa Nero, ma sapete la storia del Papa Nero? Ovvero, com'è che il Papa Nero, perché per centinaia di anni, per più di 1000 anni, non si è mai saputo niente di questo Papa Nero. Sapete come, mo io vado da una parte all'altra, sapete come è uscita fuori la storia del Papa Nero? Chi è che l'ha tirata fuori? Questo non è molto che è successo, eh? Questi saranno 40 anni, mo è stato la data esatta, non me la ricordo.
Bene, siamo stati noi, popolo pentecostale, che ha tirato fuori questa storia, che ha smascherato questo Papa, che l'ha fatto uscire fuori attraverso un sacerdote gesuita, che a un certo punto questo sacerdote gesuita si converte a Cristo per davvero però. Si converte a Cristo. E quando questo si converte a Cristo, inizia a cantare e inizia a raccontare tutto e diventa un tremendo predicatore. Se voi sentite le sue prediche in inglese, in spagnolo, tremendo predicatore. E alla fine l'hanno ammazzato, l'hanno avvelenato. E tante volte ci hanno provato ad ammazzarlo, ma per anni non riuscivano a farlo. Alla fine, praticamente, l'hanno fatto fuori. Ecco come lui è stato quello che ha detto: guardate che chi comanda non è il Papa, quello vestito di bianco. C'è un altro Papa che è chiamato il Papa Nero ed è il comandante generale dei gesuiti, della compagnia dei gesuiti. È lui che comanda tutto e sono i gesuiti che comandano tutto. E comincia a raccontare la sua storia da gesuita e tutto quello che ha fatto, il tatuaggio che hanno i gesuiti a un certo livello, e il giuramento gesuita, e le messe nere gesuite che fanno a certi livelli, non tutti, quelli che stanno a raso terra no, ma quelli che stanno a alto livello sì. Insomma, racconta tutto quanto. Interessante notare che la compagnia dei gesuiti, che ha un inizio molto esoterico, basta studiare la loro storia, e, con il loro fondatore, praticamente loro hanno, non mi ricordo in quale basilica adesso, qui a Roma, hanno una piccola mini scultura, insomma, eccetera, 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 dove loro fanno riferimento che da sempre, praticamente dalla loro creazione, il compito principale è stato quello di unificare le religioni di tutto il mondo. Ora, noi sappiamo che questo implica persecuzione, perché unificare le religioni di tutto il mondo è impossibile, perché mai nessuno vorrà rinunciare alla propria fede, alla propria religione. Bene, perché anche se ti fanno il lavaggio del cervello, ci saranno sempre quelli che vorranno essere dissidenti a tal proposito. E quindi in un primo momento loro cercheranno l'unificazione con le buone, però poi alla fine, quando le persone più, diciamo, irriducibili si ostineranno a non voler aderire a, diciamo, questa unificazione, questa globalizzazione delle religioni, allora lì scatterà la vera e propria persecuzione, come scritto in Apocalisse capitolo 13, che determina la metà della grande tribolazione, ovvero i secondi 3 anni e mezzo. Ecco perché tutta quanta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, enfatizza molto, ok, i 3 anni e mezzo più che i 7 anni, proprio per questo motivo qua, che la seconda parte è dove inizia la persecuzione dei credenti in Cristo Gesù. Nella prima parte questo non si concretizza, ma sì, ci saranno morti su morti su morti, e milioni di morti, più di 1 miliardo di morti, solo nella prima parte della grande tribolazione. Quindi non pensate che la prima parte prenderanno il sole, no, lì ci saranno più di 1 miliardo di morti nella prima parte. Poi nella seconda non ne parliamo, in più ci sarà la persecuzione a livello mondiale, quindi è proprio la parte peggiore, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, praticamente, siccome la Compagnia di Gesù, i gesuiti, sono praticamente l'organizzazione massonica più, insieme a quelle ebraiche, quelle più potenti in assoluto, che controllano tutti i governi, si può dire, o quasi tutti,
E basti pensare che quando ci fu la riunione all'ONU, che il Papa la organizzò, lui disse: guardate che io verrò all'ONU, dovete venire tutti, nessuno deve mancare, chi manca deve giustificare il perché manca e deve mandare un rappresentante. Cioè, quando il Papa scrocchia le dita, tutti i governi vanno a lui. Ecco perché quando la parola di Dio parla, la città che siede sui sette colli è solo Roma, a me fanno sorridere gli ingenui che dicono: no, ma ci sono altre città che hanno sette colli. Sì, ce ne possono essere anche 10.000 di città che hanno sette colli, ma l'unica città che ha sette colli, che governa tutte le nazioni del mondo e che è la nazione più ricca al mondo e che è un organo politico e al contempo un organo religioso, eccetera, 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 ed è ebra del sangue dei martiri, come lo è il Vaticano per mille anni di inquisizioni e crociate, è solo il Vaticano. Io penso che o sono ignoranti, proprio che non hanno mai aperto un libro di storia in vita loro, oppure mentono. Questo è quanto. Molto semplice. Quindi il Papa si sta togliendo ormai la maschera e appunto gli ingenui cattolici, molti ingenui cattolici, dicono: ah, hai visto? No, ma la colpa è del Papa. No, qui non è. Qui il problema non è il Papa e basta. No, no. È tutto l'apparato. È tutto l'apparato. Non è che se tu togli il Papa risolvi il problema. No, il problema resta. Cercate di andare oltre, poi se vi volete mettere i prosciutti all'occhi, ma fate come volete. Quindi vi stiamo appunto citando parecchia parola di Dio, senza farvela leggere, andando a destra e a sinistra, Apocalisse, l'Antico Testamento, Baal, Salomone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi vedete che questo abominio, che dovrebbe essere distrutto, viene promosso perché praticamente si vuole lanciare un messaggio importante, il messaggio che appunto vi abbiamo appena presentato. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi l'umanità sta per essere sacrificata a Baal, in particolare davanti al Colosseo vogliono essere sacrificati, come saranno sacrificati tutti quei credenti che nella grande tribolazione, dopo che la Chiesa sarà tolta, accetteranno Cristo, in primis gli ebrei. Ecco qua, la stella ebraica. Questo è quanto. Cari amici, eccolo qua, vedete? Eccolo qua. Vedete? Eccolo qua. Questa è la statua che adesso sta al Colosseo. È questa qua. Guardate. Guardate che abominio. Che ne pensate? Che abominio. Il Signore ha detto di distruggere queste cose. Bene. Ripeto, il falso profeta, tutto punta che è il Papa. Questo Papa è l'unico, è il primo Papa gesuita. Quindi il Papa Nero si toglie la maschera e si presenta per quello che è. Quindi il messaggio da parte di Dio, che è scritto, leggete tutto Apocalisse 17 e 18, uscite da Babilonia, uscite da tutte quelle comunità
dove non vi stanno insegnando il vero Vangelo, dove vi promuovono l'esoterismo, cadute per terra all'indietro, cose che non stanno né in cielo né in terra, dottrine perniciose, dottrine di demoni. Uscite fuori da tutti quei movimenti pseudo-evangelici che con Cristo Gesù non c'entrano nulla. Salviamoci l'anima, perché Cristo Gesù molto presto suonerà la tromba. E allora chi sarà stato trovato vegliando sarà portato in cielo. Chi sarà stato trovato dormiente, come quelle vergini pazze, o come dicono alcuni che approvano la caduta per terra all'indietro, dicendo no, ma il sonno dell'anima, quando la scrittura parla di vegliare, non di dormire. Guai a chi dorme. Quindi non lo so più come deve parlare il Signore, nel senso che il Signore sta parlando in questo momento tramite questo inutile servo che sono io. Sta parlando perché sta denunciando, come scritto, no? Nella parola di Dio, tra cui c'è un passo che si trova in Seconda Corinti, capitolo, mi pare, 1, lo vado a prendere. Avevo detto che non avrei letto niente, però poi voi mi conoscete come sono fatto, poi alla fine qualcosa mi piace sempre leggere. Allora, questa è la prima? No, la seconda. Seconda Corinti, ecco qua. Capitolo 1, cerchiamo il verso, perché io i versi lo sapete che io non mi ricordo mai. Ah no, capitolo 2, perdonatemi, ho sbagliato. Capitolo 2, Seconda Corinti. Allora, perciò che noi non ignoriamo le sue macchinazioni, nel verso precedente, verso 11, verso 10, la seconda metà, a ciò che non siamo sovverchiati da Satana, perciò che non ignoriamo le sue macchinazioni. Cioè Satana ha delle macchinazioni, no? E in 1 Pietro 5,8 dice: siate sobri e vegliate, no? Altro che il sonno dell'anima, che te buttano per terra all'indietro e te fa insonno. Pentitevi. Siate sobri, vegliate, perciò che il vostro avversario, il diavolo, a guisa di leone ruggente, in Apocalisse lo chiamerà anche il serpente e il dragone antico, va attorno cercando chi egli possa divorare, al quale resistete essendo fermi nella fede, sapendo che le medesime, sofferenze, cioè le tentazioni, in pratica, dice qui il passo, ce le abbiamo tutti. Ma la differenza è che non tutti vogliono resisterle, combatterle. Quindi se tu sei combattuto, che ti trovi dentro al cattolicesimo, dentro a una chiesa pseudo-evangelica che promuove dottrine di demoni perniciose, eccetera, 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 un movimento, quello che ti pare, sei combattuto, devi resistere, devi combattere. Dice la parola di Dio, esci da Babilonia. Mo adesso non mi metto a leggere Apocalisse 17 e 18, mi metto a leggere tutta la Bibbia e faccio durare tanto il video, non è questo il senso. Quindi, cari fratelli, cari amici, prendete la decisione, non siate titubanti. Disse Giosuè: quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno degli eserciti. Amen. Cari amici, cari fratelli, come altro ci deve parlare il Signore, che ci sta avvertendo tramite me, tramite mille altri, tramite milioni di altri servi? Fatelo anche voi.
avvertite anche voi, fate girare questi video, condividete. Noi non abbiamo copyright, fate quello che volete con i nostri video, anche i nemici potete fare quello che volete, figurati, quanto a me, figurati, noi non siamo gelosi del nostro lavoro, perché non è il nostro lavoro, ma questa è un'altra storia, è il lavoro del Signore. Quindi, dove sta sta fotaccia brutta? Ecco qua, tiè, guarda che schifo. Ecco qua, guarda. No? Il Vaticano, il Papa, che tira fuori una foto, una scultura, una statua del genere, dove si sacrificavano neonati. E la gente che fa? Niente. E la chiamano arte. La chiamano arte. Questa sarebbe arte. Arte satanica. Ah. Arte maledetta. Ah. Arte da bruciare nel fuoco. Ma tanto tutte queste cose saranno arse un domani e bruceranno per sempre nel fuoco. E infine tutto brucerà nel fuoco eterno del lago di fuoco e tutte le opere dei malvagi. Cari amici, questo è stato il triste video. Questo sta succedendo a Roma adesso. Questo sta succedendo nel Colosseo per ordine del Vaticano e del Papa. Il Vaticano è poi sta immischiato con la costruzione dell'armamento nucleare, alcolici, industrie di alcolici, e poi a fianco creano gli alcolici anonimi per essere liberati dall'alcolismo, ma lasciamo stare, costruzione di armi, ma di che parliamo? Qualcuno dirà, ma voi non siete i migliori, ma stai zitto, che anche noi siamo i primi a denunciare i nostri quando le cose non vanno, a differenza di voi, che molti di voi invece li continuate a difendere. Poi non paragonatevi a nessuno, che quello che ha fatto il cattolicesimo in 1700 anni non l'ha fatto nessuno, lasciate stare. E con questo non sto giustificando il male. Se qualcuno sbaglia, noi lo denunciamo, sia evangelico, sia cattolico, sia protestante. Fate lo stesso anche voi e uscite fuori. Quei cattolici che mi seguite da anni, che ancora state dentro al cattolicesimo, dice il Signore nella sua parola, uscite fuori. Due, tre dentro una casa va benissimo, già siete una chiesa. Siete già una chiesa. Due, tre dentro una casa siete una chiesa, punto. E non vi sentite inferiori agli altri quando vanno in una comunità grande, piena di gente, perché non siete inferiori, e quelle comunità, anche di sana dottrina, dove ci sono tante persone, sappiate che la maggior parte non seguono Cristo, perché la gregge è sempre piccola, molto piccola, e pochi sono quelli che veramente, oltre a dire Signore, Signore, fanno anche la volontà del Signore. Ricordatevi questo. Bene, questo è stato il triste video. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. La pace sia con tutti voi. Maranatha, viene il Signore. Ah, stavo in pubblico? Ma come ne ero accorto? Pensa un po'.